Ministro, cosa risponde a Cooperlo che dice che il Job Act ha dei seri problemi di incostituzionalità, soprattutto per quanto riguarda le disuguaglianze che si verrebbero a creare tra i lavoratori con le tutele crescenti? Direi proprio che questo problema non c'è, l'abbiamo esaminato attentamente e noi pensiamo che la legge delega sia pienamente dentro l'alveo costituzionale. È un secco no, non c'è dialogo su questo fronte, anche Fassina è stato molto critico. Se noi avessimo dubbi sulla costituzionalità non avremmo mai proposto una norma al Parlamento con dei dubbi di costituzionalità, quindi è del tutto evidente dal nostro punto di vista che la legge è pienamente costituzionale. Sull'ultima dichiarazione di Landini, lei pensa che con i sindacati si è arrivati a dei toni esasperati? Qual è la sua visione? Ma io penso che è legittimo che ognuno abbia la propria opinione, la deve dire nelle forme rispettose di tutti gli altri. Landini si è scusato per le cose che ha detto e credo che il tema sia chiuso lì. Scusi, Ministro, sulla delle vertenze simbolo, si possono intravedere degli spiragli dal suo Ministero del Partito, comunque un invito anche alla moderazione? Direi di sì, perché il lavoro è andato avanti, il piano industriale è stato cambiato, anche nell'ultima fase della discussione ci sono state delle novità, i prossimi giorni riprenderà il confronto. Quando c'è una trattativa in corso, quando c'è un confronto, vuol dire che ci sono i potenziali, possibilità che le cose si risolvano positivamente. Io spero, mi auguro che questo prossimo passaggio sia quello cruciale e definitivo.